Ciao a tutti ragazzi, io sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Dunque, oggi sono qua per parlarvi di Avatar 3. Ma prima facciamo un passo indietro, perché infatti nel 2009 il nostro James Cameron aveva prodotto il suo primo capitolo, riuscendo ad accaparrarsi l'incasso più alto di tutto il mondo. E siamo quasi intorno ai 3 miliardi, se non sbaglio 2 miliardi e 9, perché inizialmente era al secondo posto dopo Avengers Endgame, che era 2 miliardi e 6, 1 miliardi e 7. Poi fu trasmesso anche in un'altra parte del mondo in cui inizialmente non era stato trasmesso, e quindi Avatar si riprende il primo posto. Al terzo posto abbiamo un altro suo prodotto, che è il Titanic, e poi al quarto posto vi era Star Wars, il risveglio della forza, che però fu superato, ora fu magari a un tempo un po' troppo passato, è stato superato recentemente dal secondo capitolo del nostro James Cameron, ovvero Avatar, la via dell'acqua, che è riuscito ad arrivare finalmente a 2 miliardi e 11. Quindi ragazzi, non hai il podio perché c'è Avengers Endgame dei fratelli Russo, però comunque tre dei primi quattro film che hanno avuto l'incasso maggiore in tutto il mondo sono appunto di James Cameron, una cosa pazzesca. E oggi vi parlerò un po' di quello che sappiamo di Avatar 3, che le prime anticipazioni ci lasciano intendere che sicuramente gli attori Sam Worthington e Zoe Saldana saranno presenti nel cast, come anche il nostro colonnello rompipalle, per non parlare poi della durata che inizialmente sembra avere questo film, perché ragazzi, James Cameron ha già girato il terzo capitolo e è anche alla conclusione della prima parte del quarto, quindi sta già correndo abbastanza per non fare lo stesso errore del secondo capitolo, perché il secondo capitolo l'ha fatto uscire 12-13 anni dopo il primo, quindi va bene che i personaggi sono tutti in CGI, però comunque la distanza si può e non si può sentire. Sicuramente a livello di grafica è migliorato tantissimo, però diciamo che ha gestito il tutto molto bene. Ciò che vi volevo raccontare è il fatto che in questo terzo capitolo il nostro Cameron voleva esplorare un nuovo mondo, che sempre soffermandosi su quello che è Pandora e tutte le bellissime ambientazioni, sul secondo si era, diciamo, basato sull'acqua, il mare, insomma tutto quello che riguarda questa tribù nuova in cui il protagonista fugge e, diciamo, conosce in questo suo nuovo adattamento. Nel terzo film voleva, diciamo, presentarci questo nuovo popolo, che è quello delle ceneri, quello del fuoco. Quindi si lascia intendere che, visto che i capitoli sono 5, lui voglia, diciamo, parlarci di terra, aria, fuoco, acqua, tutti gli elementi, probabilmente, è un'ipotesi. E lascia anche intendere il fatto che questi possono anche non essere buoni, perché se all'inizio sono gli umani cattivi e i pandoriani buoni, vogliono fare un film in cui, diciamo, le cose si cambiano di posto, ovvero magari nel terzo capitolo vedremo che gli umani sono i buoni e dovranno avere a che fare con questo popolo, invece sono i cattivi. Comunque Pandora è un mondo immenso, non ci abitano soltanto la tribù di Sully o quelli dell'acqua, è immenso, quindi chi lo sa che cosa ha da tirar fuori, qualche minaccia, qualcosa buono, qualcosa di brutta, e niente toglie il fatto che nei capitoli successivi le guerre possono anche arrivare sul pianeta Terra, invece che essere sempre su Pandora, perché se magari ora vogliono introdurci un popolo che è cattivo, magari più là ci può essere una guerra finale in cui finirà tutto. Comunque, volevo anche accennarvi un'altra cosa. Il nostro Cameron ha voluto fare questo adattamento di 9 ore e ha anche confermato che non vuole neanche tagliare niente. E questo ci fa molto preoccupare, perché 9 ore è il triplo di un film che ha prodotto fino ad ora. Se un film che ha prodotto fino ad ora è stato sempre di 3 ore, questo è di 9, quindi già mi viene da impazzire. Ha anche detto che sicuramente arriverà a produrlo in maniera perfetta a livello di CGI e tutto il resto, e allora lì andrà a fare dei tagli. Però se fa dei tagli, a quanto pensate che si possa ridurre? A 7 ore? Siamo sempre in un bel pezzo di durata. Però comunque tutto questo lavoro è dato dal fatto che c'era una preoccupazione che Avatar 2, la via dell'acqua, non avrebbe avuto successo, e quindi hanno dovuto girare molte più scene, rendendo il terzo capitolo quasi autoconclusivo, in maniera tale che se Avatar 2 non avesse incassato per niente, avrebbero fatto uscire il terzo e poi avrebbero concluso la saga. Ma così non sarà sicuramente, perché Avatar 2 ha superato i 2 miliardi e passa, e quindi probabilmente i capitoli saranno 5. Il problema, Cameron, è
vuoi veramente fare Avatar 3 lungo così tanto? Perché secondo me non porterai un gran successo al botteghino, data la durata. Va bene che ultimamente i film di 3 ore vanno sempre più di moda, però chi lo sa? Chi lo sa? Io sono in hype, ragazzi, e sono molto curioso di vedere questo popolo delle ceneri, magari se usciranno anche nuove creature, visto che abbiamo conosciuto il Tulkun nella Via dell'Acqua, quindi chi lo sa? Sono molto curioso e niente, spero che comunque mantenga la definizione, la qualità dei film precedenti. Tanti lo criticano perché, come avevo già detto in un video in precedenza, la sceneggiatura non è chissà cosa. Però ragazzi, il cinema è un linguaggio e un linguaggio uno vuole pronunciarlo in un modo tutto suo, un regista vuole pronunciarlo in un modo tutto suo e quindi in parte va anche rispettato. Lui vuole mantenere il suo linguaggio in base al tipo di definizione, di qualità, di rappresentazione, di paesaggi e quindi va rispettato per quello. Se era un Christopher Nolan ti avrebbe fatto una sceneggiatura complicata e voi vi sareste lamentati lo stesso. Quindi ragazzi, non ci resta che attendere, e sono in hype. Se tutto va bene, il terzo capitolo dovrebbe uscire a dicembre del 2024. Quindi non ci resta che aspettare questi 2 anni e che Dio ci aiuti. Detto questo ragazzi, volevo ringraziarvi per aver seguito questo video e da Ciacchiazione qui oggi è tutto. Ci rivedremo presto a qualche altra news. Ciao!